Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi vi racconto un po' le novità che Amazon lo scorso 5 gennaio ha presentato al CES, la famosa manifestazione di tecnologia che si tiene a Las Vegas, come tutti gli anni, e questa volta Amazon ha tirato fuori molte novità e soprattutto molte collaborazioni, e questo ci fa ben sperare per quanto riguarda il futuro dell'azienda del nostro assistente vocale. Parecchie voci dicevano che è destinato a tracollare, a cadere il mondo del nostro assistente vocale, mentre invece da queste notizie che abbiamo letto ultimamente si evince che ci sono nuove collaborazioni e quindi un futuro un po' più roseo per quanto riguarda il nostro assistente vocale. La maggior parte delle novità che vi andrò a presentare sicuramente verranno prima lanciate sul mercato statunitense, dopodiché arriveranno sicuramente anche qui in Europa, magari non tutte, ma una buona parte sì. Quindi partiamo subito con le novità del 2023 per quanto riguarda il nostro assistente vocale. Iniziamo parlando del Ring Car Cam. È una specie di dashcam che dà la possibilità di inserire questo prodotto all'interno del veicolo. Viene collegato direttamente alla porta OBD2 dell'auto e questo consente di poter, tramite l'app Ring, di poter tenere sempre sotto controllo il nostro veicolo. In che modo? Intanto è dotato di due telecamere montate una davanti e una dietro, sempre sullo stesso dispositivo, quindi avremo una visione frontale e una visione del veicolo all'interno dell'abitacolo, e sono a Full HD a 1080p, quindi ci si potrà connettere tramite l'app e vedere in qualsiasi momento che cosa sta succedendo al nostro veicolo. Dopodiché ci sono dei sensori che rilevano, ad esempio quando abbiamo parcheggiato il nostro veicolo al supermercato o da qualsiasi altra parte, se c'è un contatto con questo. Verremo immediatamente avvertiti tramite l'applicazione, verrà fuori un pop-up, noi ci potremo collegare e grazie all'audio bidirezionale dotato, messo in dotazione su questo dispositivo, potremo anche colloquiare con magari il malintenzionato che è attentato o è entrato nella nostra auto. La registrazione può durare fino a 7 ore e per avere una maggiore durata per quanto riguarda la registrazione bisognerà sottoscrivere un abbonamento. L'alimentazione verrà tramite la porta OBD2 e per quanto riguarda la privacy, sulla quale Amazon in ogni video, ve lo ripeto, ci tiene molto, c'è la possibilità di disabilitare sia la videocamera interna sia l'audio interno, quello dei microfoni, in modo tale da avere la massima privacy nel momento in cui sarete nel vostro veicolo e state proseguendo sulla vostra strada. Altra funzione che è stata inserita all'interno di questo prodotto è il Traffic Stop, che dal nome sembra un qualcosa che vada a gestire l'informazione sul traffico piuttosto che, invece è un comando vocale che noi daremo per far sì che la nostra telecamera parta a registrare quando decidiamo noi. Magari c'è una situazione di pericolo o magari vediamo che un veicolo sta procedendo contromano e anche ai fini assicurativi potrebbe essere utile avere un filmato che comprovi il fatto che noi eravamo nella piena correttezza durante la nostra marcia. Naturalmente è dotato anche di visione notturna, in modo tale che qualsiasi cosa avvenga di giorno o di notte, che siamo in moto, quindi stiamo percorrendo la nostra strada, piuttosto che veicolo parcheggiato, avremo sempre delle immagini nitide da poter mostrare eventualmente o da verificare. Il prezzo del Ring Car Cam è di $249,99, attualmente in offerta a $199,99 sul mercato statunitense. Probabilmente più avanti, molto probabilmente, arriverà anche qui in Italia. Dopodiché si va sempre sulla casa Ring con il Ring P-Hall, scusate la pronuncia ma dovrebbe essere questa, Ring P-Hall Cam. Non è nient'altro che uno spioncino che si può montare direttamente in maniera molto veloce e molto semplice sullo spioncino esistente fisicamente sulla porta e quindi non più fare delle elaborazioni un po' particolari per quanto riguarda i vecchi Ring che bisognava installarli in maniera diversa ed erano un po' più adatti alle villette. Questo ci permette di essere montato sia a chi possiede un appartamento, quindi un condominio, sia una villetta, sia altre tipologie di abitazioni. È dotato di un sensore che permette di ricevere sempre un pop-up che ci avverte che c'è qualcuno alla porta, c'è l'audio bidirezionale e la telecamera 1080 con visione notturna anche questo. Per tutti i possessori poi di auto elettriche ci sarà la possibilità per le auto dotate del nostro assistente vocale o di eco auto, ci sarà la possibilità di chiedere direttamente dov'è la colonnina di ricarica più vicina a noi.
e per tutti coloro che si recheranno presso una stazione EVgo ci sarà la possibilità, sempre tramite il dispositivo vocale, di chiedere di effettuare il pagamento della ricarica. Questo è un po' più un tecnicismo per gli sviluppatori dei prodotti domotici. Verranno rilasciate le prime API dell'Alexa Ambient Home Device Kit. Questo permetterà agli sviluppatori delle case di poter lavorare per poter avere delle skill e dei prodotti sempre più interfacciati tra di loro e semplici da utilizzare. Collaborazione poi con Panasonic per poter sviluppare ancora di più lo SkipGen, che è il sistema di automotive che è montato all'interno di alcuni veicoli, e questo consentirà di poter utilizzare sia il nostro assistente vocale sia Siri in maniera contemporanea per rendere più funzionali le nostre richieste ed avere una risposta da uno o dall'altro. Non dimentichiamo poi Matter, ve ne sto parlando già da un po' di tempo, e questo sembra proprio l'anno buono dove Amazon rilascerà finalmente questo aggiornamento e non avremo più problemi di compatibilità. Quindi tutti i prodotti che andremo ad acquistare con il marchio Matter garantiranno una connettività, una connessione, una semplicità di utilizzo sicuramente superiori a quelli che abbiamo attualmente. In più ci sarà la possibilità di avere una gestione del prodotto molto più stabile. Hanno poi presentato un cane robot della ditta Labrador che aiuterà le persone nelle faccende quotidiane, quindi ad esempio mi viene in mente tipo un anziano che sta percorrendo casa magari col deambulatore, c'è una scatola di mezzo, si potrà chiedere a questo assistente, questo robot, di spostare la scatola in modo tale che si agevoli il passaggio della persona. In più verrà montato all'interno un Echo Show 10 e questo consentirà di ampliare ancora di più le funzionalità di questo cane robot e quindi avere interazione con tutti i dispositivi domotici di casa e avere anche una videosorveglianza attiva. Amazon poi annuncia Hey Disney, è una skill che attualmente è disponibile solamente per quei pochi fortunati che si possono permettere un viaggio al Disney Polynesian Village Resort, un fantastico villaggio nel quale la Disney ha utilizzato il nostro assistente vocale con una skill in anteprima che può riprodurre fino a 20 voci di personaggi, rendere interattiva anche la vacanza perché vi dà la possibilità di utilizzare giochi, fare quiz e in più ascoltare delle colonne sonore tratte direttamente dalla filmografia sia di Disney che di Pixar. Questa skill verrà rilasciata poi prima ai fruitori del servizio per quanto riguarda gli Stati Uniti, dopodiché dovrebbe essere ampliata un po' a tutto il resto del mondo. Bene ragazzi, era un video nel quale volevo raccontarvi un po' le novità che ci sono state al CES presentate da Amazon, che sono molteplici e sinceramente alcune di queste sono molto intriganti. Vorrei provare il più presto possibile la dashcam di Amazon e sinceramente anche lo spioncino non mi dispiacerebbe. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate e cosa secondo voi può trovare un utilizzo pratico nella nostra quotidianità. E io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!